Lunedì inizia la settimana, una settimana che si prospetta abbastanza tranquilla, abbastanza calma, però non ci metterei la mano sul fuoco dato che ieri è successa una tragedia che vi racconto dopo. Prima facciamo un po' di spesa, l'Ariana è già pronta a disinfettare il carrello. Eccoci qui ragazzi, bentornati nel mio personalissimo confessionale. Abbiamo appena finito di ritirare la spesa, quindi mi sembrava il caso di spendere due parole su quello che è successo ieri. Allora, ieri, per la prima volta dopo che sono tornato dalle vacanze, ho fatto un lavoro in esterna, ho fatto un lavoro di riprese in cui dovevo semplicemente riprendere delle situazioni del palio. Vi metto qui anche qualche immagine, comunque potete andare a recuperare il vlog scorso per vedere cosa è successo nella giornata di domenica. Sono stato a mezz'ora da Vigevano, in un paese che si chiama Robbio, dove c'è un palio molto famoso, molto bello oltretutto, c'è sempre un sacco di gente, si chiama il palio Durmon. Il lavoro è andato tutto bene, peccato che alla fine, quando ho staccato tutto, smontato tutto e siamo ripartiti per tornare a casa, quando sono tornato a casa mi sono accorto che avevo dimenticato là il marsupio. Dannazione! E la cosa mi fa veramente girare le scatole, perché io solitamente sono sempre una persona molto, molto attenta, molto precisa su queste cose, soprattutto quando si parla di lavoro, di attrezzatura. Ho subito chiamato l'organizzatore, il ragazzo gentilissimo è tornato indietro per vedere se il marsupio era ancora lì e non c'era più. L'ho presa abbastanza bene perché comunque il portafoglio e il cellulare li avevo in tasca e non li avevo nel marsupio. Il grosso problema di quando ti rubano qualcosa è dover bloccare le carte, dover fare la denuncia, dover rifare tutto. Il problema è che nel marsupio c'era la GoPro. C'era la GoPro, c'era un piccolo gorilla della Joby e un altro attacchino, una clamp per la GoPro, che vabbè, lì non mi interessa. Quindi addio GoPro, ho perso la GoPro, spero che qualche anima pia che abbia ritrovato il marsupio senta l'organizzatore per dirgli di chi era, e quindi vabbè, io l'ho sentito, lui ha il mio numero di telefono, quindi sa. Ma niente, sono arrabbiato più che altro con me stesso perché... solitamente io non faccio questi errori e molto probabilmente, preso da tanti pensieri, penso dal fatto che era tardi, avevo fame, ero stanco, volevo andare a casa, mi sono dimenticato il marsupio. Fatto sta, cosa risponderti? Lo so Siri, lo so anch'io, cosa non so cosa risponderti. Fatto sta che ho raccontato tutto ad Arianna, ma ha visto molto molto turbato da questa cosa e mi ha regalato un marsupio nuovo. Eccolo qua, marsupio della Eastpak. L'altro era dell'Adidas, caspita, molto bello, veramente mi dà fastidio sta cosa. Della Eastpak, carino, piccolo, non come l'altro grosso che ho preso in montagna, ma comunque adesso utilizzerò questo, ma soprattutto starò molto più attento. E niente, come ho detto prima, sono molto arrabbiato, più che altro con me stesso, perché non sono stato così preciso come lo sono sempre quando vado a lavorare. E oggi è solo lunedì. Martedì! Oggi giornatina molto chill, non ho fatto assolutamente nulla tranne stamattina che ho fatto una commissione e finiamo finalmente il Lego di Friends. Come vedete siamo assolutamente a buon punto, abbiamo fatto il bancone del bar, questa parete, sono tutti sacchettini separati, questa parete qua con la scritta service, guardate che bella, questa parte qua con i fiorellini, le porte che si aprono e la scritta Central Perk. Qua si poteva mettere o il microfono o il pianoforte, io ho deciso di mettere il pianoforte perché è esteticamente più bello. E qui oggi facciamo la parte del divano con tutti i personaggi. Arianna sta preparando tutti i sacchettini e ha preparato anche tutti i personaggini qua. Oggi è mercoledì. Mercoledì ha appena piovuto, ho fatto un bello scroscione d'acqua e io ovviamente mi sono dimenticato l'asciugamano appeso fuori. E in effetti è bello bagnatino. Molto bene.
altra giornatina molto easy, ragazzi, giornatina molto chill. Questa mattina però ho dedicato la mattinata a girare un video per YouTube, un video che vedrete molto probabilmente in questi giorni. Devo fare menti locali su quando uscirà questo video. No, forse molto probabilmente l'avrete già visto. E udite udite, ho scritto finalmente le promesse del matrimonio. Questa notte ho dormito veramente poco, cioè più che altro non sono riuscito a dormire per il caldo, però ho detto se non riesco a dormire almeno vedo di sfruttare questi momenti di insonnia per pensare alle promesse. Ho pensato alle promesse, però non le ho scritte, però me le sono ricordate e questa mattina le ho scritte. Secondo me è venuto molto bene, sono arrivate più o meno a 2,5-3 minuti di promesse e posso ancora migliorare, posso ancora aggiungere qualcosa, magari sistemare qualche verbo perché io non sono capace di coniugare i verbi. E secondo me però ci siamo e sono molto contento perché era l'unica cosa che mi mancava prima del matrimonio. Giovedì, ma buongiornissimo, oggi è una fantastica giornata, molto fresca, ieri ha fatto qualche tuono, un po' di temporale, due goccioline di pioggia. Oggi si sta da cinema e si fa un piccolo hacking in casa e adesso ve lo faccio vedere. Per fare questo però dobbiamo fare una piccola tappettina al bricolio. Beh ragazzi, un 81x11 bianco, compensato praticamente, molto leggero, proprio come lo volevo io, 75 centesimi. Sinceramente pensavo di spendere di più. Grazie Brico Io. Adesso che sono arrivato a casa posso finalmente spiegarvi meglio del perché ho preso questo pezzettino di compensato. Eccomi qua, allora questo è il supporto che utilizziamo per la TV in camera da letto, che come potete vedere è aperto dietro ed è fastidiosissimo perché si vedono tutti i cavi, soprattutto quando spegniamo le luci e accendiamo i led dietro, si illuminano anche sotto di blu e si vedono i cavi ed è bruttissimo. Ho deciso di prendere questo pezzo di compensato che metterò dietro a questo supporto per la TV per non far vedere più i cavi e per rendere tutto più ordinato. Ovviamente però devo fare un buchino per far passare il cavo del Blu-ray. Adesso con la forza di Giovanni Mucciaccia andrò in cantina a fare prima il buchetto per far passare i cavi e poi attaccare con dei chiodini questo pezzo al supporto per la TV. Speriamo di non fare casino. Prima però devo smontare tutto. Dare una mano voi due, eh? Non credo che questo sia l'attrezzo adatto, però ce lo facciamo andare bene. Direi ora decisamente meglio, poi si vede meglio la sera quando accendiamo le luci e non si vedono le luci sotto che fanno risaltare i cavi. Top! Oggi ragazzi è anche il Disney Plus Day e io e Arianna abbiamo già adocchiato due cosine interessanti, ovvero Thor Love and Thunder, che non abbiamo ancora visto, e lo speciale su Il Ritorno di uno Jedi, Obi-Wan Kenobi, dove ci sono tutte quelle scene bellissime di backstage che non vediamo l'ora di vedere. Invece su Prime Video abbiamo addocchiato un'altra serie che adesso vediamo se la trovo, ve la faccio vedere. Eccolo qua, Ragazze Vincenti, una serie TV incentrata sul baseball femminile ambientata negli anni 40 e a noi ci piacciono tantissimo le serie TV sullo sport. Venerdì, c'ho le AirPods, sentono bene? Allora, facciamo due parole, due chiacchiere su quello che abbiamo visto ieri sera. Ieri sera abbiamo finito di vedere la seconda stagione dell'Assistente di Volo.
Noi l'abbiamo visto l'anno scorso, la prima, di cui ho letto anche il libro, che diciamo hanno tratto diciamo, il 90% delle cose, poi hanno fatto un po' tutto loro. La seconda stagione, un po' me, nel senso che già dalle prime puntate si capiva chi era l'assassino. Era un po' telefonata come cosa. Però dai, in sostanza ci è piaciuta. Cani che abbaiano. Ci è piaciuta e non sono molto sicuro che faranno una terza stagione, anche perché non c'è neanche una trama orizzontale tra la prima e la seconda stagione. E la seconda stagione, tutto è anche finita con una fine molto blanda, nessun cliffhanger, è giusto finito così. Quindi, dai, ve la consiglio comunque perché è divertente, molto spensierata, nulla di particolarmente complicato. E questa sera ci guardiamo Thor: Love and Thunder. Ma mi sono reso conto che c'è molto poco cibo in questo vlog, quindi rimediamo subito. Oggi passa col pesce. Mettiamoci anche un goccino di vino. Alexa, imposta il timer a 10 minuti. 10 minuti a partire da ora. Migliore di allodare la cravatta per i principianti è il nodo tiro a 4. Passaggio 1. Abbottona l'ultimo bottone della camicia e alza il colletto. Passaggio 2. Appendi la cravatta intorno al collo in modo che l'estremità più larga sia sul lato destro, circa 10 cm sotto quella più stretta. Passaggio 3. Passaggio 7. Tieni la parte stretta con una mano, quindi tira quella larga per stringere il nodo. Raddrizza il nodo se necessario. Passaggio 8. Un piano. L'estremità della cravatta cada al centro della fibbia della cintura. Quindi inserisci la parte stretta nel passante sul lato interno della parte larga. Ci siamo quasi. Sabato, weekend di assoluto relax. Ma prima voglio parlarvi del film che abbiamo visto ieri sera, ovvero Thor: Love and Thunder, un film che possiamo riassumerlo in molto dimenticabile, nel senso che non ci ha fatto tanto impazzire, la trama era un po' banalina, ma ormai si sa che i film di Thor sono sempre un po' uno la parodia dell'altro, quindi carino per passare una serata, ma sicuramente non il nostro film preferito. Come dicevo prima, weekend di assoluto relax. Ci riposiamo. Un po' sballottati dalla giornata di oggi in cui siamo stati. Un po' sballottati dalla giornata di oggi, in cui, cosa faccio a dirlo? Un po' sballottati dalla giornata di oggi, siamo stati sul divano tutto il giorno a guardare New Girl e abbiamo deciso che stasera mangiamo sano, ci facciamo un bel risottino in bianco, io ci metto il burro e il formaggio, l'Arianna il formaggio e le noci. Ragazzi, il vlog di questa domenica va così. Minchia, sono sballottatissimo. Ragazzi, il vlog di questo sabato va così. L'acqua sta bollendo, questo è il riso, qui c'è l'Arianna, qui c'è il nostro tavolo, qua c'è il pecorino, lo so che vi interessa, e qua ci sono i cani, c'è Penny qua che ha già mangiato e Specter, il malefico, anche lui ha già mangiato. Domenica, buongiornissimo. Oggi io e l'Arianna prendiamo la bicicletta in mano dopo un sacco di tempo insieme per andare a fare colazione in Piazza Ducale, nel nostro posticino preferito. Grandissimo plot twist questa mattina. Abbiamo preso la bici in vista di una giornata
di assoluto nulla cosmico. Allora, Arianna, cosa hai preso? Una torta vegana con miele, qualcosa di frutta, frutti di bosco forse. Poi ho preso un tè verde, perché io mi sveglio la mattina e sento di volere il tè verde. E ho dato dei biscottini. Io invece, ragazzi, classic, cappuccio col cacao e brioche alla marmellata. Qui fanno le miglior brioche con la marmellata di tutto Vigevano, secondo me. Ragazzi, ho ceduto, ho preso un'altra brioche con la marmellata perché sono troppo buone. E che voglio flexare un attimo il mio outfit. Guardate, finalmente riesco a mettere le mie Vans rosse. Sono troppo felice. Ragazzi, io direi di concludere qui il vlog. Grazie per essere stati con me anche questa settimana fino ad oggi. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!